Today we move forward to the next group of dhammas, the Bhujangas. Oggi continuiamo con il gruppo successivo, i Bhujanga. The seven factors of enlightenment. Si traduce di solito con i sette fattori dell'illuminazione. There's seven of them. Seven factors. The first is mindfulness, second is investigation of Dhamma. Ce ne sono sette, appunto. Il primo è la consapevolezza, il secondo è così l'investigazione del Dhamma. Third is joy. Terzo è la gioia. Fourth is tranquility. Quarto è la tranquillità. Il terzo è energia, scusate. Fourth is joy, fifth is tranquility. Quarto è gioia, il quinto è la tranquillità. Sixth is concentration, seventh is equanimity. Il sesto è concentrazione, il settimo è equanimità. All these are said to be seven factors that come or that contribute to enlightenment realization. Allora, questi sette fattori si afferma che contribuiscono tutti assieme all'illuminazione. To the seven factors of enlightenment, Bodhipakkhya. Della verità ce ne sono 37, si chiamano Bodhipakkhya, di questi fattori dell'illuminazione. They come in different groups. E vengono raggruppati in maniera diversa. For example, the four foundations of mindfulness. Per esempio, i quattro fondamenti della consapevolezza. The four supreme efforts. I quattro sforzi supremi. The four bases of success. Le quattro basi del successo. The five spiritual faculties. Le cinque facoltà spirituali. Five powers. Cinque poteri. Seven factors of enlightenment. Sette fattori dell'illuminazione. And the Noble Eightfold Path. E il nobile ottuplice sentiero. So four plus four plus four. Quindi 4 più 4 più 4 fa 16. 12. Tutto 12. Ero già oltre. Plus 5, plus 5. Più 5, 17. Più 5, 22. Ok, 12, 20. Plus 7. Più 7, 29. Plus 8. Più 8, 37. Quindi, conti tornano, sono 37 fattori dell'illuminazione. This mathematics. Questa è matematica. Now, each of this group has a particular aspect, emphasizes a particular aspect in the practice. Allora, ciascuno di questi gruppi potremmo dire che dà una maggiore enfasi ad alcuni aspetti nella pratica. Each of these groups has also been described as the way to the purification of beings as in the Satipatthana. Ciascuno di questi gruppi è stato anche descritto come la via per la purificazione degli esseri nel Satipatthana. Now the point is this. They are actually all parts of the enlightened consciousness, the supramundane consciousness. Allora, il punto è questo. Fanno tutti parte della coscienza supramondana illuminata. And what is explained to
beginners so that they can practice to reach that state. E ciò che viene spiegato ai principianti è ciò che possono praticare per raggiungere quello stato. That's why it is said that the Satipatthana is supramundane. Per questo motivo viene affermato che Satipatthana è il sopramondano, sovramondano. Similarly, the seven factors of enlightenment are supramundane. Allo stesso modo, i sette fattori dell'illuminazione sono il sopramondano. But if you relate it to practice, then of course it can include that which is mundane. Ma se lo vediamo dal punto di vista della pratica, allora è chiaro che questo può includere ciò che è così del mondo mondano, insomma, ordinario. Now, in terms of these factors of enlightenment, sambo jangha, what does it mean? Allora, questo termine, sambo jangha, cosa vuol dire? Cosa significa realmente questi fattori dell'illuminazione? It emphasizes on the wisdom faculty. Allora, l'enfasi è sulla facoltà della saggezza. So, and so there is this, again, this logic in the in its place after the seven, after the salatana, after the sense basis. Allora c'è questa logica di sviluppo dopo le basi sensoriali, vengono questi. The sense basis makes a deep study and observation into processes. Allora, le basi sensoriali implicano un'osservazione approfondita e uno studio approfondito dei processi. All types of processes are involved. Allora, tutti i tipi di processi sono implicati. Conveniently and clearly classified under six. E così vengono classificati in maniera ordinata e molto utile con sei tipologie. But when you come to the seven factors of enlightenment, then you come to the most important point, that is the wisdom faculty. Ma quando giungiamo ai sette fattori dell'illuminazione, arriviamo al punto più importante, che è la facoltà della saggezza. And so you may say that when you talk about seven faculties of enlightenment, seven factors of enlightenment, and then you're looking at the association involved with different mental states, key mental states that bring about this wisdom, this transcendental wisdom. E quindi possiamo dire che vengono visti, tirati in ballo, mettiamola così, dei fattori chiave che portano allo sviluppo di questa qualità di saggezza. So, before we go further, would like to say something about this. Allora, prima di procedere oltre, vorrei dire qualcosa rispetto a questo fattore della saggezza. I brought the piece of paper. So there are various ways of looking at this mental state of wisdom. They call it the wisdom faculty. Allora, ci sono vari modi per osservare questi aspetti mentali che vengono appellati la facoltà della saggezza. First is understanding
into the nature, true nature of the object. E primo è questa comprensione della vera natura dell'oggetto. Whether it is in reference to concepts, conventional reality or ultimate realities. Che si riferisca a concetti, cioè una realtà convenzionale, o alle realtà ultime. It does not refer to hallucinations or misinterpretations or misinformations. No, it doesn't occur. Non fa riferimento a allucinazioni, interpretazioni sbagliate o informazioni sbagliate. For example, the first type of knowledge we talk about is sutta maya panya. That is knowledge that comes from hearing. Allora, sutta maya panya è il primo tipo di conoscenza che si dice sorge, viene dall'ascolto. Because in those early days you rarely find books. Perché, insomma, in quel periodo, all'inizio della predicazione, non è che c'erano tutti sti libri. And so it was more of oral tradition. E quindi era una tradizione orale. And of course in those days, those arahants, they don't write books. E in quei giorni, in quel periodo, gli arahant non è che scrivevano i libri. Yeah. For the sake of posterity. Per la posterità, no. They don't need to. Non ne avevano bisogno. All your mind. Perché è tutto nella mente. You memorize everything. Si impara si impara tutto a memoria. Yeah. And so it's passed down from one disciple to the next. And so all memories. E quindi questo insegnamento veniva trasmesso, questo stile mnemonico, da un allievo a quello successivo. Only after the third council was it the Buddhist texts were committed to writing. E soltanto dopo il terzo concilio i testi buddhisti sono stati messi per iscritto. When you remember something, it doesn't mean that you understand. Allora, però ricordarsi qualcosa non vuol dire che uno l'ha compreso necessariamente. Like a parrot can repeat after you, but it does not necessarily understand what it's talking about. Un pappagallo può ripetere le cose, ma questo non vuol dire che comprende quello che sta ripetendo. But don't be underestimated. Parrot can know a lot of things. Però non sottovalutiamo i pappagalli, perché i pappagalli possono conoscere un sacco di cose. For example, I read somewhere in the newspaper, or where, I don't know, there was this parrot that identified the murderer. Identified? The murderer of a murder case. The parrot identified the murderer of the murder case. Ok, okay. Ad esempio, ho letto da qualche parte, in un giornale mi sembra, non mi ricordo bene, che un pappagallo è stato in grado di identificare l'autore di un delitto, di un omicidio. The murderer killed the dog. Allora, questo, così, chiamiamolo assassino, ha ucciso un cane, mi sembra. But he forgot about a parrot. Il cane, immagino, di quel poveraccio che è stato assassinato, ma si era dimenticato di far fuori anche il pappagallo. So the parrot remembered. E quindi il pappagallo, memore di questa tragica esperienza, ha identificato l'omicida, ecco. Anyway, we come back to our comunque, wisdom faculty. Torniamo a questa facoltà della saggezza. Mm.
So that's why you see that, you know, in Burma they have this Tipitaka Dharas. That means those that remember the Tipitaka by heart. Allora, in Birmania, ad esempio, ci sono questi, immagino, monaci che imparano il Tipitaka e i tre canestri, insomma, a memoria. And there are this voluminous text that they commit to memory. E ci sono questi mattoni di volumi che si imparano a memoria, insomma. You know, in the examination, they were sitting there and reciting the text, and there were three or four other learned monks checking whether he has missed any word out. E durante l'esame c'è questo che recita a memoria, ci sono altri 3-4 monaci che con i testi in mano controllano che questo non si sia dimenticato neanche una parola. It's quite a sight, no? È una qualcosa da vedere, interessante. He was there because he was down there and he was reciting that day and all the other his other monks checking were wearing spectacles, no? They were sitting under huge chairs and parasols around them, no? And they were going like that. They were only allowed to make one or two mistakes, otherwise no. È una scena interessante, io ero lì, l'ho vista, c'erano questi monaci molto istruiti con i testi in mano, con questi occhialoni tipici, insomma, no? E sotto questi baldacchini e che controllavano questa recitazione, erano ammesso, mi sembra, uno o due errori, se no non passavi l'esame. And there wasn't all of it. They have to sit through very difficult examinations, which means that they understand what they recite. E non è che l'esame finisce lì. Cioè, ci sono altre parti dell'esame molto difficili che dimostra che loro hanno capito quello che stanno recitando. So when you say sutta maya panya, knowledge from hearing, it doesn't mean just hearing and what it said, you're able to differentiate what is right and wrong. Sutta maya panya non vuol dire imparare così udendo come lo intendiamo di solito, ma anche con questa capacità di distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Then next comes the chinta maya panya that comes with thought, thinking. Chinta maya panya è quel tipo di conoscenza che sorge attraverso il pensiero, il pensare. Means it's not just what that appears in the books, but also what that appears outside the books that you can't get from these mental concentrations. E quindi non è soltanto ciò che uno può apprendere dai libri, ma anche, ad esempio, dalla pratica di concentrazione, quindi non solo una conoscenza libresca, si direbbe. To give a very simple example. Facciamo un esempio molto semplice. For example, at one time I was memorizing the Dhammapada. In un certo periodo io stavo imparando a memoria il Dhammapada. No, Dhammapada is a collection of verses. Mano pumbangama dhamma mano seta mano maya mano seche padute na vasati vakarata. So I memorized all of them. Allora, è una raccolta di versi, io me li sono imparati tutti a memoria. Well, I think I understood what they said. E penso di aver compreso quello che volevano dire. Now, what happened was interesting. Ciò che è capitato è stato interessante. Now, every time in life when I go through a situation, I could apply one Dhammapada verse for it. Sometimes more than one, no? Ogni qualvolta mi trovo in una situazione particolare nella vita, mi sembra di trovare che uno di questi o più di uno di questi versi del Dhammapada si adattino a quella situazione. So in any situation in life you come across, you know that this verse is suitable for this situation. And from that you can understand the situation in life itself. E quindi uno si accorge che quel tipo di versetto, ad esempio, è applicabile a quella situazione e grazie a questo input, chiamiamolo così, uno è in grado di comprendere quella situazione di vita specifica, reale. So we should not underestimate Pali recitations. E quindi queste recitazioni in Pali non è che sono da prendere alla leggera. Because when you recite, number of things happen.
Perché quando uno fa questa pratica di recitazione, beh, capitano parecchie cose. And the concentration deepens. In deeper concentration, you are able to understand deeper what is being recited. E si approfondisce la concentrazione, e con una concentrazione più profonda uno è in grado di capire più in profondità ciò che viene recitato. And from there it goes into the mind and it turns over in the mind. E da lì entra nella mente e continua a girare nella mente. Yeah. And it brings up ideas, e answers to many things. Fa sorgere, come dire, risposte a tante cose. Yeah. That's why they say, sometimes they say you have a problem, sleep it over. And then you make it answer when you wake up. Questo perché si dice a volte, ma hai un problema, si dice, beh, dormici sopra, vedrai che domani mattina avrai la risposta a questa cosa. Cioè, te lo tieni a mente, in un certo modo. So when you're sleeping, the mind is still working. Quindi questo vuol dire che quando noi stiamo dormendo, beh, la mente sta ancora lavorando, è ancora operativa. A different level. Ma a un livello diverso. But it's still involving a lot of conceptual stuff. Ovviamente, anche a quel livello è implicata un sacco di materia concettuale. And so there's a lot of mental cogitation, and from there some understanding can arise. E quindi c'è questo aspetto di cogitazione, si può dire, ma da quel processo un certo tipo di comprensione può sorgere. For example, there's one this person in Malaysia. Sembra che ci sia questa persona in Malesia. He's a physics. What do you call physics student? È uno studente di fisica, a quanto pare. He got a first class honors. E ha vinto un primo premio. His idea is when he have a problem, he sit with it. La sua idea è by day and night he'll be thinking of the problem and he will get an answer. La sua metodica è questa: se hai un problema, allora non molli questo problema, ci stai, ci pensi sopra giorno e notte fino a quando non ti salta fuori una risposta. No, the problem came, the bigger problem came when he was trying to meditate. Allora, i problemi grossi vengono fuori, ad esempio, quando tentiamo di meditare. Because he has become an obsessive thinker. Quando questo qui ha provato a meditare, beh, è dura, perché lui era diventato un pensatore ossessivo. Quindi, molto difficile in quel caso riuscire a meditare. So he was with me in a retreat for a few weeks. Lui era stato con me in ritiro per alcune settimane. Towards the end of the few retreat weeks, thinking stopped. Alla fine di questo ritiro di alcune settimane, il processo di pensiero si è fermato. Then he came to see me with the eyes like this, tick, 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 starry-eyed. My thinking stopped. Ed è venuto a trovarmi con questi occhi spalancati e mi ha detto: il mio pensare si è fermato. I've never felt so calm before, peaceful before in my life. Non mi sono mai sentito così in pace prima d'ora nella mia vita. Sì? Think some more? You want to think? It's not to switch off the radio when you don't need it. Sì, sì, va bene pensare, però è anche un'ottima cosa riuscire a spegnere la radio quando uno non ne ha bisogno. But after a few days, the mother phone, you have come back. Then all the thinking came back. Ma dopo qualche giorno la mamma di questo ragazzo gli ha telefonato e tutto il pensare è saltato fuori di nuovo in maniera vivace. So, this thinking, understanding. Allora, this also includes thinking in the Dhamma, no? Allora, questa comprensione che viene attraverso il pensare è applicabile anche al Dhamma. And also thinking about meditation. Anche pensare della meditazione. Except depending on your thinking, has it been based on some experiential knowledge? Però, attenzione, è importante che questo pensarci sopra sia basato su qualche, qualche dimensione di esperienza pratica che c'è stata. I know somebody who wrote a book on meditation. Conosco una persona che ha scritto un libro sulla meditazione. He cannot meditate. There's too much thinking.
questo non è proprio in grado di meditare perché pensa tantissimo. It's quite a scholar. Ma è uno studioso, diremmo noi. And he saw, he wrote a big thing about meditation and so on, so on. Well, a lot of people like that book. E ha scritto questo libro sulla meditazione, ma molto erudito, e vuol dire, molte persone apprezzano questo libro. I wouldn't say it's a bad book, I would say it's a good book. Non dire che è un cattivo libro, è un buon libro. But Ma meditation is something else. la meditazione è qualcos'altro. So that's where we come to the Bhavana Mayapanya, that is the wisdom involved with meditation. Allora, quando si parla invece di bhavana, è quella saggezza che ha a che fare con la meditazione. Now, the two types of bhavana, samatha and vipassana. Ci sono due tipi di bhavana, samatha e vipassana. So this type of practice, when you go deeper, you get experiences which the rational mind, who, for one who has not gone through it, does not understand. Allora, facendo queste pratiche, il praticante fa delle esperienze che la mente razionale non è in grado di comprendere a meno che non le abbia fatte. So this type of understanding goes beyond the normal intellectual thinking. Quindi questo tipo di comprensione va al di là dei processi di pensiero così cognitivi, intellettuali. And in terms of vipassana, it goes beyond the concepts. E per quanto riguarda la vipassana, va oltre i concetti. Whatever that may be, it has to be, of course, in line with truth and reality. Ovviamente deve essere in linea con la verità, con la realtà. What is false and you take it to be real, then there's something wrong. Ma se è falso, noi lo prendiamo come se fosse vero, però c'è qualcosa di sbagliato. That's one point. Allora, questo è un punto, eh? The second point is Il secondo punto. that this in this example it comes also, you can find it in the text, wisdom or understanding faculty, there are two clear examples, Allora, similes. ci sono due esempi che si trovano nei testi per far comprendere un po' questa facoltà della saggezza. First is the light. Primo è la luce. And delusion is like darkness. E così l'ignoranza invece è l'oscurità. This is very clear because when it's dark you cannot see clearly. Allora, questo è molto ovvio perché quando c'è buio e non si può vedere chiaramente. When there's light, then you can see what is there. Quando c'è la luce invece possiamo vedere quello che c'è. Like what happens to some of them after the preaching of the Buddha, they say, oh, it is clear to me now, just like when something is covered, has been lifted out. Allora, a tanti è capitato, dopo aver ascoltato la predicazione del Buddha, di dire: Ah, adesso mi è chiaro, come se qualcosa fosse prima coperto e adesso questa copertura è stata tolta. The second is the knife. Secondo paragone è quello del coltello. Because the knife cuts into things and reveals what is hidden inside. Perché un coltello taglia, gli oggetti e rivela ciò che c'è all'interno. Now we come back to the point where the wisdom faculty is a mental state. Allora, torniamo al punto che riguarda che la facoltà della saggezza è uno stato mentale. And the mental state is dependent and associated with the consciousness of knowing.
uno stato mentale è dipendente, associato con la coscienza che conosce. And the consciousness always has this perception coming along with it. E la coscienza, come abbiamo visto, ha sempre questa percezione che sorge assieme a essa. But we are talking more about the wisdom faculty of understanding, where, of course, perception, consciousness is involved. Allora, qui stiamo parlando però di questa faccenda della saggezza, in cui ovviamente questo tipo di coscienza è implicata, si può dire così. That is knowing deeply the nature of the object according to reality. Il che vuol dire conoscere in profondità la natura dell'oggetto rispetto alla realtà. And in Vipassana is knowing the reality that is the Paramattha Dhammas, the ultimate reality, the three universal characteristics. E per quanto riguarda la Vipassana, Paramattha Dhamma, le realtà ultime, secondo le tre caratteristiche universali. But that's not the end of it. You must go, when you talk about the three universal characteristics, you talk of transcendence. Transcending of conditioning. Ma non finisce lì, perché quando parliamo delle tre caratteristiche universali si parla della trascendenza. La trascendenza di cosa? Dei condizionanti. Think about this: is the mind has a power to know, and the mind has a power to understand. Mettiamola così: la mente ha la capacità, il potere di conoscere e di comprendere. And here it does not have to undergo the process of rational thinking. E in questo caso non deve, diremmo noi, usare la strada, passare attraverso il processo del pensiero razionale. No, in the modern world they usually think of wisdom comes from a lot of this old man who with a long beard and strokes his beard and he thinks, yes, I understand the nature of life. Allora, perché nel mondo moderno c'è questa idea della saggezza, c'è questo signore molto anziano, molto istruito, con questa lunga barba, che appunto arricciando la barba dice, sì, capisco la natura della vita. For example, in Chinese would be Confucio, Confucius. Allora, Confucio è un esempio nella tradizione cinese di questo personaggio. Confucio. 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 Ok. È lui. In Europa è proprio Leonardo da Vinci. In Europa forse, non so, l'archetipo potrebbe essere Leonardo da Vinci. And at some point probably his knowledge goes beyond the thinking, no? Ed è possibile che, come dire, a un certo punto le conoscenze di questi personaggi andassero oltre il pensare. But in Vipassana this understanding goes directly into the nature of the object. Ma nella Vipassana questa comprensione va direttamente nella natura dell'oggetto. How can one have a deep understanding on the nature of an object when you don't think? Come è possibile avere una comprensione profonda della natura di un oggetto se non si pensa? I mean, if you study through meditation and learn Abhidhamma, it's obvious, because the knowing is not just like taking photographs. Allora, questo è ovvio se uno studia meditazione e l'Abhidhamma, perché conoscere non è semplicemente come fare delle fotografie. It's more like Sherlock Holmes. È più come Sherlock Holmes. And his bloodhound. E i suoi mastini. Da caccia. Who done it? So,
chi l'ha fatto, chi find è colpevole. Everything around and because this is like thinking, but here is not thinking. The mind goes around sniffing and all those little things Ovviamente non è proprio un processo di pensiero, ma è come se la mente andasse ad annusare qua e là raccogliendo indizi. It's more like a laser beam that goes in and scans everything. Ah, you have cancer! Then you're finished. È come un raggio laser che si usa per fare uno scanning e si scopre che uno ha il tumore ed è la fine. Life is impermanent. Finally you understand. I'm not going to live forever. Un'ultima analisi, uno comprende questo. La vita è impermanente e non vivrò per sempre. Yeah. It's kind of wisdom. C'è un certo grado di saggezza in questa affermazione. Some people don't think they're ever going to die at all. Ma la maggior parte delle persone, cioè scusate, alcune persone non ha minimamente questo pensiero, infatti non pensa mai che anche lui morirà. Met someone who was working in the elderly's home. Ho incontrato una persona che lavorava in una casa di riposo per anziani. So he said he recalled an incident when he was talking to a 90-year-old woman. E così si ricordava questa persona di un episodio mentre chiacchierava, parlava con una signora che aveva 90 anni. One day the lady told him, you know, I think I'm going to die after all. What? You're already 94 years old. E pare che questa... Maybe you have been dead before. Questa signora un giorno gli abbia detto, ma sai, io credo proprio che a un certo punto morirò. Come non l'avevi ancora capito, dovresti già essere morta, hai più di 90 anni. I mean, a person can die when the moment is born. Ovviamente uno incomincia a morire quando? Non appena nasce. So you get an idea better of this understanding. Questo per avere una migliore idea di questo tipo di comprensione. So we're going to develop a certain type of understanding. E quindi si sviluppa un certo tipo di comprensione. Something very specific. Che ha una caratteristica di essere estremamente specifico. An understanding that understands the truth underlying all existence. È una comprensione che comprende quella verità che sta sotto tutta l'esistenza. And it is something very precise. Ed è qualcosa di molto preciso. People talk about, you know, when you do meditation or you do science, you have to be very precise. Allora, spesso si afferma che quando uno fa meditazione o una ricerca scientifica deve essere molto preciso. For example, ad esempio, you want to lose weight. Vogliamo perdere peso. Ok, you want to lower your blood zucchero. Allora, vogliamo abbassare la percentuale di zucchero nel sangue. How do you know? Com'è che lo si sa questo? You can measure. È perché c'è un sistema di misura che ci permette di vederlo. Every day you stand on the with your towel, you stand on the as small a towel as possible because the towel has got weight. Stand on the weighing machine. Ah. Quindi 200 kilograms. 200, ok. Ogni giorno uno si pesa, va su questa bilancia con si cinge i fianchi con un asciugamano, l'asciugamano più piccolo che uno trova perché un asciugamano pesa e quindi è 200 kg. Ok. After that, next day you measure again. E giorno dopo stessa scena. 192. 199. So, but the precision depends on the weighing machine.
Però la precisione è di misura, è dipendente da questo apparecchio di misura che è la bilancia. So you must, for accuracy and precision, you must get a good quality weighing machine. E quindi per essere accurati, per precisione, è importante avere una buona bilancia. Not one that makes you seem to be more light as you would like it to be. Cioè, non una bilancia che, come dire, truccata, che fa sì che uno dica, ah, ma non peso poi così tanto, ecco, insomma. No. But when you come to the mind, ma quando arriviamo alla mente, something else. Qui si parla di qualcos'altro. How do you measure the mind? E come si fa a misurare la mente? Mental waves. Le onde mentali, l'elettroencefalogramma, le EEG. So nowadays they have this alpha wave, beta wave, and I don't know what theta wave. Alpha, beta, theta. So one day a friend tried to measure my waves. Un giorno un mio amico ha tentato di misurare il mio elettroencefalogramma. So there was alpha, blah, blah, blah. And suddenly there was a high theta wave. You know, look at me, what happened? I said, I don't know, I was just didn't do anything. E a un certo punto c'è questo, stato questo spike di una onda theta e fa, cosa hai fatto? Faccio, ma niente, non lo so, io sono qua. So, question the accuracy of the that machine has been using and the interpretation of what is alpha, beta and what it does. No? E quindi, they're all actually materiality. Teniamo a mente che forse è il caso di mettere in dubbio primo l'affidabilità dello strumento che misura e poi di questo, sono queste alfa, teta, eccetera, perché fanno parte comunque di una dimensione in materialità di concettualità. And so they say the mind is the, don't know what do you call that electric current that goes from one brain cell to the next. A volte la mente viene definita così, come quello scambio di elettrico che va da una sinapse a un'altra, da una cellula cerebrale a un'altra. Are you serious? E io mi chiedo, cioè lui si chiede, ma state, parlate seriamente quando fate queste affermazioni o cosa? Is the consciousness? E quelle scariche sarebbero la coscienza? Please. Per favore, no. Those are materialities. Quella roba lì è ancora materialità. Probably the fire element. Probabilmente l'elemento fuoco. So, non è la mente. Anyway, we shouldn't make fun of them. Comunque non è il caso di prendere in giro questi scienziati. They are very intelligent scientists. Sono scienziati molto intelligenti. Who am I? Chi sono io per prenderli in giro? Anyway, there's no I. Anche perché questo io non c'è e quindi il problema non si pone. It takes my conscience away. Questo cosa, mi libera da questo problema di coscienza. So the mind is something else. Allora la mente è qualcos'altro. So how do you measure the precision of the mind? Allora come si fa a misurare la precisione della mente? There's another question. Questa è un'altra domanda. We are talking about this vipassana first. Prima parliamo di questa vipassana. What is the precise point that vipassana aims at? Allora, qual è il punto preciso a cui mira la vipassana? Is it the rising and falling? È il sollevarsi e l'abbassarsi dell'addome? If it's the rising and falling of the abdomen, if people don't watch the rising and falling of the abdomen, that means their wisdom cannot arise, which is not true. Allora, attenzione. Se le persone non stessero a osservare il sollevarsi e l'abbassarsi dell'addome, allora vorrebbe dire che non c'è? No, ovviamente no, non è vero. No. Perché c'è anche se non lo osservi. Is it measured by your footsteps? È misurata invece dai passi che facciamo? That means you do one phase,
it is not as precise as six phases. Vuol forse dire che se io osservo una fase non sono così preciso come se ne osservo sei? No. No. That is a general guide. Allora questa, come dire, è una linea guida molto generica, generale. Of course, in the beginning we have to have general guides. Ovviamente all'inizio è necessario avere queste linee guida un po' generiche. You say it's precise? No. Non possiamo dire, affermare che sono precise comunque. It's così così. Something like that. È più o meno così. So what is the point? You must get the right point, no? Quindi qual è il punto, quello giusto? The point is things as they really are. That is reality. Il punto è le cose così come sono realmente, cioè la realtà. You give all those instructions and so on, but you miss this point, you miss everything. Se tu dai tutte queste istruzioni, ma non consideri questa faccenda, allora guarda che non hai capito niente, cioè. For example, there's these people talking about mindfulness, sati. What do you mean by sati? Ad esempio, questo discorso sulla consapevolezza, mindfulness, sati. Che cosa si intende con sati? Then one person came up and started saying, mindfulness, the word is actually connected with the past. Allora, una persona ha fatto questa affermazione, ma questa mindfulness, questo termine in realtà fa riferimento al passato. Something very wrong with this. Questo tipo di affermazione ha qualcosa di profondamente sbagliato. And so I say, you look, when you talk of satipatthana and mindfulness, it is involved with timelessness. You miss this point, you miss the most important point. E mi ha detto, guarda, la consapevolezza, il satipatthana, hanno a che fare con il senza tempo. Se perdi di vista questa faccenda, hai completamente sbagliato il bersaglio, non hai capito niente. Ecco. And so when you say things as they really are, first you have to put aside all the concepts which include time, person, forms, and all those out. Fuori. Allora, quindi per prima cosa, bisogna mettere da parte tutti i concetti che hanno a che fare con il tempo, con la persona, tutti vanno buttati fuori. No, but in the beginning you have to make use of these things to know you come at 5 o'clock to meditate, and I was out. All'inizio bisogna fare utilizzare questi concetti, perché sennò come facciamo a dire ci troviamo alle 5 per meditare, no? So we have to make you watch the right step, left step. Say, why should I watch right or left steps? There are no legs. Legs are concepts. Allora uno dice, guarda, osserva passo sinistro, passo destro, l'altro ti risponde, ma no, guarda, sono concetti, le gambe non ci sono, cosa sto a osservare, non è il caso, no? For example, there was this lady, she had been a nun before. C'era questa signora che era stata monaca in precedenza. The Mahayanist nun. Mahayanist nun. È in tradizione Mahayana. Mahayanist, they talk of emptiness. E nel Mahayana c'è questo concetto di sunyata, cioè il vuoto. So when she came to meditate, she had a lot of pain. È venuta a meditare, aveva un sacco di dolori. I said, why you want us to watch the pain? Everything is emptiness. E ha detto, ma perché devo guardare il dolore? Tanto tutto è vacuità. Scusatemi il termine vacuità. I said, if it's empty, what's wrong? You can sit longer. E ha detto, se tutto è vacuità, qualche problema c'è? Di sicuro puoi stare seduta più a lungo, no? My kind is too painful. Your words are empty words. Detto, no, non posso, mi fa troppo male. Detto, vedi che le tue parole sono parole vacue, vane, vuote. Then there was another case. Poi un altro caso. This one is in, the one was in Malaysia. Questo, this quello, one is in Hamburgo. Il primo era in Malesia, questo era ad Amburgo. There was this, no, there were all these
they did the do a lot of this zazen and all those. And they study the Heart Sutra and I don't know what sutra or emptiness. Allora, ci sono queste signore che quanto pare fanno zazen, studiano il sutra del cuore, un sacco di altri sutra, non so bene cosa. And so when she came to meditate, I told her to watch rising and falling and all those things. E allora è venuta a meditare e io le ho detto, insomma, le solite cose, di osservare, sollevarsi e abbassarsi dell'addome, le solite istruzioni. And so one day she came and said, I'm very disturbed. E poi un giorno è venuta al colloquio e mi ha detto, ma guarda, sono molto disturbata. I said, why are you so disturbed? He said, my son has been staying with me for so long and now he has to wants to leave the house, so he cannot stay in the house anymore, that I'll be left all alone. E mi ha detto, guarda, insomma, mio figlio che ha sempre vissuto con me, adesso se ne va di casa e questo vuol dire che io mi ritroverò tutta sola in casa, senza mio figlio. So what can I do? Ha detto, cosa posso fare? Watch your rising falling. Ha detto, osserva sollevarsi e abbassarsi dell'addome, va? I know everything about sunyata, she says. Ma io, insomma, so tutto ciò quello che c'è da sapere sulla vacuità. And why all this fuss about your son leaving you? Allora io l'ho detto, e allora dove sta tutto, come mai tutto sto problema per il fatto che tuo figlio se ne va? No mindfulness. Non c'è consapevolezza. Go back your rising, falling, rising, mindfully falling. Torna a sollevarsi e abbassarsi dell'addome in maniera consapevole. Back to ground zero. Cioè riparti da zero. And so in the same way, no? When you go to the real object, there are no concepts. E quindi, tornando al nostro argomento, quando vai nel punto giusto, non ci sono concetti. There is just the mindfulness to see what is to experience mind, what is there. C'è solo la consapevolezza per fare esperienza di quello che è lì. Ah. Once you start thinking, this is that, that is that, it becomes a kind of perception. Quando iniziamo a distinguere, a fare questi elenchi, lì siamo già a un livello di, possiamo dire, di percezione. Is this perception precise? Questa percezione è precisa? Così. So. To an extent. Da un certo punto di vista sì, fino a un certo punto. Because it's only still superficial. Perché? Perché è ancora superficiale. You have to go deeper than that. È necessario andare più in profondità. Just knowing rising and falling, coming in parts and pieces does not get you enlightened. Allora, semplicemente il guardare, il sollevarsi, l'abbassarsi dell'addome, guardare le varie fasi, quello non è sufficiente per portare all'illuminazione. So of course, certainly better than getting drunk. Oddio, sicuramente è meglio che ubriacarsi, eh? Yeah. So when you say things as they really are, it goes beyond all this. Quando si dice le cose così come sono, e qui si intende andare oltre tutte queste faccende. That is, it goes beyond all signs. Cioè è un qualcosa che va al di là di tutti i segni. That's why in the supramundane concentration there's this animitta samadhi. That is a signless concentration. Questo è il motivo per cui negli stati di concentrazione supramondani si parla di animitta, cioè una concentrazione senza segno. Because when you have sign, as you remember, when you talk of perception, I recognize this because there's this round thing, is a sign. Perché abbiamo detto nella percezione che cos'è che si percepisce? Un segno. Io lo riconosco perché vedo che è circolare. I know this. Right, because he's a good translator. Io conosco quest'altro perché traduce bene. So these are signs. Questi sono dei segni, delle indicazioni. Segni. Still not precise enough.
ma non sono sufficientemente precisi. The precise thing is beyond all signs. Perché la cosa precisa va al di là di qualsiasi tipo di segno. And therefore the Nibbana is beyond all signs. E quindi il Nibbana è al di là di tutti i segni. And so this I remember Upandita telling me, signless means it cannot be described. Mi ricordo che Upandita mi diceva, senza segno vuol dire che non può essere descritto. Doesn't mean it's not there, it's just not possible to describe, because you describe it because of the signs. Questo non vuol dire che non ci sia, vuol dire semplicemente che non può essere descritto, perché appena inizi a descriverlo ricadi in un'altra cosa. It means when you say to be precise in your mindfulness, it means to be mindful of things as they really are. When I say things as they really are, I don't indicate, I don't mean, I don't say that there are any particular signs involved. Quando io dico essere precisi rispetto alle cose così come sono realmente, non sto parlando di segni specifici. Just like you open the window, you don't choose any to look at anything. Whatever appears, there it is. Come aprire una finestra, non è che uno sceglie cosa guarda, no? Vede quello che c'è. So if you look and look further and further, then you see more different things. E quindi se uno guarda sempre più lontano, sempre più in là, vede sempre cose nuove, altre cose. So it keeps going beyond what is perceived at the moment. Continua ad andare al di là, oltre a ciò che è percepito in quel momento. This is the precise instruction. E questa è l'istruzione precisa. Just like in the Bhadigaratta Sutta. Proprio come nel Bhadigaratta Sutta. It's one of those precise and concise instructions in Vipassana. È una di quelle istruzioni concise e precise di Vipassana. Let's go. Atitanagamaya napati kange anagatang yadatitang pahinata anagatang pachupananja yodamang tata tata vipasati asangkirang asangkupang tang vitamanu bruhaye. Do not trace back the past or wonder about the future. Beh, non rimembrare il passato o farti domande rispetto al futuro. The past is past, the future has not yet arrived. Il passato è passato e il futuro non è ancora arrivato. If one knows as it is the present phenomena. E conoscere il presente così come è il fenomeno presente. Invincibly, unshakably, of that which can be penetrated or gone beyond. In maniera, come dire, invincibile, inamovibile rispetto a ciò che può essere of what can be penetrated. Di ciò che può essere indagato, penetrato. And he does it by day and by night, no? E questo implica andare al di là, oltre, e questo lo si fa di giorno, di notte. And so this is the what you call a very precise instruction. E questa è un'istruzione molto precisa, un'indicazione molto precisa su cosa fare. But sometimes when things are so precise and so direct and so simplified, people cannot understand. Ma a volte quando le cose sono così precise, dirette e semplici, le persone non sono in grado di comprenderle. Because the mind has become too complicated. Perché nella mente diventa troppo complicato. How can it be so simple? Come fa a essere così semplice? So they cannot accept. Non è possibile accettarlo. So you have to make it difficult for them. E quindi è necessario complicare le cose per queste persone che non comprendono le cose semplici, renderlo più difficile, no? And so you see the uh,
understanding and development of this realization is can be very simple, but it has to be very precise in a very specific way. E quindi questo tipo di realizzazione, vedete che deve essere molto precisa, in maniera molto specifica, ma può essere molto semplice. And so, having come to this point, then we go into the seven factors of enlightenment. E quindi, essendo arrivati a questo punto, vediamo questi sette fattori dell'illuminazione. This is like because when you talk of realization, you talk about transcendence. Perché quando si parla di realizzazione si parla di trascendenza. It's like the mind going beyond the mind. È come una mente che va oltre la mente. Wisdom going beyond that wisdom. C'è una saggezza che va al di là di quella saggezza. Yeah. Okay, stop it there. Questa sera ci fermiamo qua.